Samuel ha saltato Sciale. Samuel! Oh, Samuel! 2-0 del Milan! È finita! Il Milan è la prima finalista della YouTuber Summer Cup. Il Napoli si giocherà il terzo e quarto posto. Il Milan, per il terzo anno di fila, è in finale. Gil Bernana, taglio di Matoshi. Gil Bernana va da quella parte, poi gliela dà! Poi gliela dà! E Matoshi l'ha rifatto! E Matoshi l'ha rifatto! È finita! L'Inter, con una rimonta clamorosa, batte la Roma e si va a rigiocare la finale contro il Milan. Rossoneri o nerazzurri? Milan o Inter? Per alzare la coppa sotto il cielo di Roma, ma anche perché chi vince la YouTuber Summer Cup ha in omaggio un VIP pass per la Gillette Bomber Cup di novembre. Un motivo in più per prendersi questa finale. Buonasera a tutti e benvenuti sul canale di Federico Marconi. Io chiaramente non sono Federico Marconi perché... Ah no? No, non sono io purtroppo. Ho detto un glow up pazzesco. Non sono io. Fede si sta preparando per giocare la finalina di questa Summer Cup, terzo quarto posto contro il Napoli. Avete visto i risultati quindi delle semifinali. La Roma è uscita nell'ultima partita che si è giocata. Se la giocherà appunto con il Napoli, che è uscito invece con una sconfitta leggermente più a favore, no, della squadra che è arrivata nella finale, cioè del Milan. Quindi, esatto. Lasagna, che diciamo? Ma niente, che lasciamo, siamo pronti. La palla al campo? Sì, lasciamo la parola al campo per vedere prima finale, terzo quarto posto Roma-Napoli e poi la finalissima Milan-Inter. Insomma, siamo quasi alla fine del torneo. Voi l'avete visto in 6 video, ma per noi vi assicuro che dal vivo sono stati 3 giorni di fuoco, una maratona. E per questo permettetemi di ringraziare chi ci ha permesso di ricaricare le batterie con cibo di qualità, ovvero gli amici di Teddy's Lab, quello che secondo me è il miglior smash burger di Roma. Semplicemente perché ogni burger, tra l'altro ispirato ai morbidi Teddy che tutti amiamo, è una creazione unica, anche grazie alla varietà di ingredienti freschi e gustosi. È perfetto per un pranzo, uno spuntino rapido o una cena. Insomma, è stato perfetto per la YouTuber Summer Cup. Vi consiglio di passare dai ragazzi di Teddy's Lab, che si trovano a Roma in Piazza del Sole 67, e vi assicuro che poi mi ringrazierete. Come la vedi questa finale terzo quarto posto? Pensi che il Napoli abbia buone possibilità di arrivare al terzo posto, di arrivare sul podio? Certo, il Napoli ha sempre buone possibilità. Avevamo anche buone possibilità di andare in finale, ma il Milan è stato più forte di noi, più completo. Come affronterai adesso questa partita contro il Napoli? È stato un onore rappresentare questi colori, essere il capitano di questa squadra. Come sto nella fase in cui mi faccio delle domande? Sono tanti anni che ci provo, no? E quindi per un motivo o per un altro non va e mi godrò questa partita come se fosse l'ultima, poi chi lo sa. Grazie, beh in effetti cioè, è l'ultima, poi dopo è finita la Summer Cup. Molto contento di riaverti vicino a me, caro La Maschera. Io spero di avere ancora un filo di voce. Si parte! È iniziata Roma-Napoli. Un portapicchini per la Roma. Sic, Boss, Fede Marconi, Sergio Cruz. Il Napoli, Dario, Di Mauro, Sciale, Matthew e Super Allan. Comincia a dare spettacolo il Boss. Sergio Cruz parte. Pechini anche con la palla al piede, calcia male. Rimessa con i piedi per la Roma. Sergio Cruz da Pechini. Carica al destro Pechini! Oh. Che oh, bomba e che traversa. Andava ai 300 orari questa palla, i 300 orari, collo pieno. Sciale. Grandi, grandissimi. Matthew dentro il pallone per Super Allan, respinta. Rimbalzo a destro di Super Allan!
che sblocca la partita. 1-0 per il Napoli. Con voglia, con prepotenza, col destro al volo. Che 9 che è diventato super, Allan. Oh, gli porto fortuna, le due volte che sono qua, due gol che ha fatto, eh. Mamma che gol di Super Allan. Bellissimo, bellissimo. Poi soprattutto senso del è gol. Il calcio, facciamo calcio. Vai Lorenzo! Fare un altro! La Lazio! Voglio farmi una sega, dai Napoli! Oh, siamo africani tutti, dai! Dario, c'è una partecipazione sulla panchina del Napoli notevole, tutti in piedi. Ovviamente derby del sud molto sentito. Fabio Di Mauro va sul destro, Boss l'ha capito con mezz'ora di anticipo, è stato fenomenale qui. Ciale, puntata, molto stile calcio a 5, palla che si impenna e finisce fuori. Ma siamo a calcio a 5, quindi ci sta. Sergio Cruzzo contro Ciale, spalle alla porta, Ciale irrompe sul pallone sull'avversario. Questo è fallo per Collina. Ciale ha francobollato Sergio Cruz. Tira Federico Marconi. Destro di Marconi, barriera piena. Di Mauro contro Marconi, saltato. Poi lascia lì per Matthew. Superato Sick. Matthew, destro di Matthew, fuori. Giuro, sto pensando da ieri a un paragone con un giocatore importante. Sergio Cruz. Ha respinto con i piedi Dile. Dario, perdona. Cos'è che ho detto? Non lo so, io ero concentrato su Dile, non so perché. Hai detto Dile. Mi è uscito Dile, Dario ovviamente, perché c'ho mille nomi in testa. 8 ore in diretta, io le faccio in, non lo so, 4 giorni, 4 partite di Serie A. Ti sta allenando. Rapolla, Marconi, bella sponda di testa! Con Sergio Cruz in controbalzo che pareggia la partita. Azione mega della Roma. Rapolla, Marconi, Sergio Cruz, 1-1. Tutto al volo, eh? Bellissima azione, grandissima sponda di Marconi e poi Sergio Cruz da lì è una sentenza. Ciale, adesso pressa la Roma. Ciale tiene in campo un pallone complicatissimo e quasi impossibile. Di Mauro, scartato Pellegrino. Di Mauro dietro per Ciale. Ha fatto praticamente tutto lui. La giocata qui sulla linea, un centimetro da noi. La tenuta in campo con la qualità. L'ha data Di Mauro che gliel'ha riconsegnata e poi l'ha messa lui in porta. Ancora avanti il Napoli, 2-1 gol di Ciale. Se lo meritavo questo gol, cioè ha tenuto la palla in campo in maniera incredibile. Saltando anche la telecamera, Si ha fatto tremendo. Quindi, su telecamera, su di noi anche, sul filo della telecamera. 2-1 per il Napoli. Finale terzo e quarto posto, ancora sotto la Roma. Parte Di Mauro, poi frena. Ciale. Dario, Matthew, fa bene la pressione della Roma. Adesso Marconi! Scaraventa un destro fortissimo, ma Dario c'è. Marconi ha visto il portiere fuori dai pali, ha provato a sorprenderlo, ma Dario ha risposto presente. Matthew, no, no. Col tacco! La parata di Pechini su Super Allan. Incredibile giocata qui, eh. Che palla di Matthew! E anche che risposta di Pechini, eh? Dario può avanzare, può anche tirare o passare. Super Allan! Davanti alla porta, chiede calcio di rigore. Pellegrino è arrabbiatissimo. Era abbastanza solo Super Allan. E sì, non è la prima volta che succede. Attacca ancora il Napoli, Di Mauro. Passaggio lì indietro su Dario. Riprende la mira. Dario! Bravo, Dario! Provala, Dario, sempre, provala sempre. Gol del 3-1. Di Mauro, Pechini da uno schiaffone al pallone, lo mette in calcio d'angolo, tiene ancora in piedi la Roma, un super Pechini, che ha stappata la partita, direi. Dopo sì! Ruleta di Di Mauro, Pechini si sdraia e para, la giocata con la G maiuscola di Fabio Di Mauro. Mi sto gasando, Zidane a Roma, ragazzi. Ancora Di Mauro, si esalta, Di Mauro con le finte e poi col sinistro Pechini la toglie nuovamente dalla porta e finisce così il primo tempo. Che primo tempo, 2-1 per il Napoli.
Sono fiero dei miei compagni, abbiamo fatto un grandissimo torneo, sono fiero di tutti, abbiamo dato tutti il 110%, e purtroppo abbiamo perso contro l'Inter, anche se eravamo in vantaggio 2-0, ma sono fiero di tutti, dal mio capitano Federico Marconi fino a Sic. Adesso stiamo affrontando il Napoli, una grande squadra, proveremo a portarla a casa. Parte il secondo tempo. Ci scusi Mirko. Bella roba! Bravi. Taglio interno contemporaneo di Mauro e di Matthew. Quasi spalla a spalla. Di Mauro, la sua serpentina. 1-2! Con Mirko! Bravi! Sono entrati con il pallone dentro la porta. Fabio Di Mauro. C'è anche la sua firma su questa finale. 3-1 per il Napoli. Che giocatore sontuoso. Matthew. Battere la rimessa, è corta, Rapolla ha puntato la porta, Rapolla! C'era stato anche il tocco di Matthew, ma soprattutto quello di Dario. Attento Dario. A negare il 2-3. Ce l'ha Matthew, a destra da Di Mauro, taglio interno da parte di Mirko, Di Mauro, c'è anche Matthew nei paraggi, Di Mauro Pechini! Altra parata sensazionale di Pechini. Però ancora Di Mauro, ancora Di Mauro. Come rompe le linee lui? Diciamo che sta bene di condizione fisica, di condizione mentale. Ovviamente la tecnica e la qualità non si possono mai discutere. Un giocatore straordinario come Fabio Di Mauro, ovvero l'elemento in più di questo Napoli, che chiaramente non ha sentito l'assenza di Simone Hernan Crispo anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo. Punizione per la Roma. Marconi o Rapolla? Marconi Rapolla, doppia opzione. Rapolla ci dice che non c'è quella mancina e allora c'è solo quella destra. Federico Marconi. Adesso fischio di Marciniak. Marconi! L'ha infilata Federico Marconi. 3-2, meno 1 della Roma. Non esulta il capitano giallorosso, ma ha segnato ed è un gol molto importante. Un gol, devo dirti, che mi ha ricordato quello nel derby con la Lazio. Batte quasi rasoterra Rapolla! Di poco, poco, poco. Largo. Rapolla. Sergio Cruz. C'è libertà per Pellegrino. Palla enorme! Enorme di Sergio Cruz. Claudio Pellegrino con il secondo gol della sua Summer Cup. Risulta quasi alla Chiellini e fa 3-3, pareggio alla Roma. Meritato questo pareggio, meritato, dai. Di Mauro, fin qui non è bastato, adesso corre, prende velocità. Mirko, esagerando ancora col tacco. C'era il tacco Mirko, troppi colpi di tacco. Finita. Finisce Roma-Napoli, finisce la finale, terzo e quarto posto nei 30 regolamentari. Si va ai calci di rigore per dirci chi sarà la terza squadra sul podio della Summer Cup. Finisce 3-3, ora calci di rigore. Comincia la Roma, comincia Sergio Cruz. Sergio Cruz contro Dario. La rincorsa, Sergio Cruz! La tocca forse Dario, ma non basta. Segna la Roma subito. Tocca al Napoli e tocca a Sciale. Arriva il fischio adesso. Va Sciale! Gran bel rigore, spiazza Pechini. Segna il gol del pari. È il momento di Federico Marconi. Gol su punizione nei 30 regolamentari. Ora il calcio di rigore. Va Marconi! Lo para Dario! Lo para Dario! Sbaglia la Roma. Adesso palla a Napoli, la prende Dario contro Pechini, sfida tra colleghi, Dario col sinistro, va Dario alle stelle, ha tirato dentro l'Olimpico praticamente. Michele Paolo Rapolla, parte il sinistro di Michele Rapolla, gol della Roma, terzo rigore del Napoli. Uno dei migliori in questa Summer Cup, Matthew contro Pechini, va Matthew, palo! Gol! Io ho visto palo,
palo, palo interno. Oh, rispetto, oh, a quei staccarmi, via. Però, oh, mi fate paura, mi fate paura. In questo caso palo e gol. Palo e gol in questo caso, palo e gol. Parte il boss centrale e gol. Qua c'è più certezza sul gol. Fabio Crispo Di Mauro. Porta Di Mauro! Traversa! Sono quasi sicuro di non aver sbagliato stavolta. Questo è il rigore pesante però. Il rigore pesante è il quinto. È il quinto rigore della serie. Non dico nulla. Pechini contro Dario. Pechini! Pechini regala alla Roma il terzo posto nella Summer Cup 2024. Volevo giocare la finale contro di lui. Per chi ho corso, Roma! Per chi ho lottato, Roma! Per chi sono morto, Roma! Forza, Roma! Forza, Roma! Forza, Roma! Roma, Roma! C'è solo un capitano, un capitano! C'è solo un capitano, c'è solo Allora, io innanzitutto voglio fare complimenti ai ragazzi del Napoli perché con loro è sempre bello giocare e complimenti anche perché si vede che ci tengono alle competizioni, si impegnano, migliorano. Giovanni ho visto migliorato tantissimo, ha segnato pure, quindi complimenti Giovanni. Quarto posto comunque non è male. No, vabbè, rispetto agli altri anni dove per esempio l'anno scorso siamo riusciti ad arrivare terzi con me in panchina tra l'altro. Ma con te in panchina è perché eri più bravo in panchina o perché sei più scarso in campo? Che vuoi? E quindi la Roma è la prima squadra a salire sul podio, ma prima di scoprire chi alzerà la coppa tra Milan e Inter, vi ricordo che potete trovare le card dei giocatori non solo di queste squadre, ma di tutte quelle che hanno fatto parte della YouTuber League 23-24 sul sito di Sanmeme. Semplici card, santini, raccoglitore, collezione completa, scegliete voi qual è il bundle che preferite. Una cosa è certa, sbrigatevi, perché il tutto è disponibile fino a settembre. Siamo di nuovo in finale, aiutami a contare quanti anni sono. È la quarta di fila, ho detto all'inizio che saremmo arrivati in finale e ho mantenuto la promessa. Quindi adesso si cerca di avere una rivincita sull'anno scorso. Sì, diciamo che 2 anni fa abbiamo vinto noi, l'anno scorso loro e questa è la finalissima. Secondo me siamo carichi, ce la faremo. Sono qua con Samuel, goleador dell'anno scorso che è riuscito a segnare gli ultimi 5 minuti e portare a casa la Coppa. Quest'anno con che mentalità si entra in campo? Allora, quest'anno si entra con la stessa mentalità perché è una finale e quindi non è mai scontato il risultato e bisogna giocarsela e giocare come abbiamo fatto in tutte le partite di questa competizione, quindi da Milan e da squadra, perché questa finale ce la siamo meritata tutti grazie al supporto di ognuno dei compagni e quindi è una finale secondo me meritata. In Serie A una ha vinto lo scudetto in casa dei nemici di sempre. In Summer Cup anche quest'anno hanno dimostrato di essere le più forti del torneo. Ci siamo! È arrivato quel momento, la finalissima 2024. Passano gli anni, ma sono sempre loro due a giocarsi quel posto. Il più ambito di tutti, in cima a tutti, per essere i padroni della competizione. Conferma o passaggio di consegne? Tra poco lo scopriamo, in campo Milan e Inter, il derby di Milano, non a San Siro, ma nella capitale d'Italia, al Boreale Park.
La tensione sale, l'atmosfera si fa ancora più calda. Si salutano i protagonisti delle due squadre di Milano. Siamo arrivati fino a qui. Siamo qui dalle 5. Siamo ragazzi, a terza partita. Ieri eravamo morti. Sapete, ragazzi, questo Maya. Questo Maya, cazzo. Dobbiamo onorare questo Maya, cazzo. Siamo in finale e dobbiamo vincere. Perché la gente è come noi. Non molla mai. Fox, 1, 2, 3. Inter! 1, 2, 3. Milan! Pronti a partire. Inizia la finale 2024. Divertiamoci. Fratino, da fermo, contro Samuel, lo aspettava, zoccolo duro, tocca il pallone in fallo laterale, Nelson passa il pallone, Gnabry, Ragnar ha subito del lavoro da compiere, palleggia l'Inter, lo fa con maggiore costanza rispetto al Milan, parte Gnabry, va a infilarsi in un vicolo cieco, palla che schizza buona per Gil Bernana, fa sportellate sia con zoccolo duro che con Brogna, ma poi calcia in modo scoordinato, soprattutto sopra la traversa. Zoccolo duro invita Samuel a tagliare il campo alle spalle di Brogna, fa un movimento simile al compagno, adesso si distanziano, zoccolo duro può anche avanzare, il pivot lo fa Samuel, vuole girarsi Samuel, due volte tenuto, arriva il fischio dell'arbitro, c'è un abbraccio troppo veemente alle spalle di Off Samuel, calcio di punizione per il Milan, una zona molto molto pericolosa, fischio dell'arbitro, parte Samuel, doppio rimpallo, l'Inter respinge, si salva la squadra nerazzurra, poi Fratino cerca di far sbattere il pallone su Samuel e anche la sfida tra loro due, questo Milan-Inter, zoccolo duro, Ragnar, sempre di prima, ora sale anche Gnabry a dare una mano al compagno, imbucata per Nelson, anzi per Samuel che prova a saltare Dile, Nelson qua sulla ribattuta non riesce a recapitare a Brogna, e allora attenzione all'Inter, Fratino, aggancio elegante, si incastra su Nelson, non lo fa passare, la palla non è uscita, la palla non è uscita, si gioca, il Milan parte con il destro da parte di Off Samuel, troppo sbilenco, palla fuori. Gil Bernana ce l'ha con l'arbitro, allora spazio per Ragnar, l'ha quasi fatto anche stavolta, col sinistro a 5 stelle, Dile ha volato, eccolo Ragnar, alla sua bocca di fuoco, ha sparato verso la porta, ha trovato la posizione, Ragnar stavolta di piatto, respinge l'Inter. Raga, non ci schiacciamo troppo dietro! Zoccolo duro, Lazza, vediamo se accende, il motorino per il Milan, zoccolo duro davanti a Matosce e Gnabry, Bucci, palo, Dile, palla che non esce, Lazza respinge Gnabry all'improvviso, forse il meno atteso sotto porta, per poco non fa 1-0, non si sblocca il punteggio, non si sblocca l'equilibrio, ancora 0-0 Milan-Inter, lo scorso vinse il Milan 2-0, a proposito di clean sheet di Ragnar, a fare il vigile, tanto spazio per Ragnar! Ragnar! Tiro da tre e gol dell'1-0! Ancora il portiere che fa gol! I Matosci, visto per un attimo la possibilità di calciare, poi ha rinunciato, allora Fratino da Raimondi prende un colpo da Bucci, lo atterra il 14 rossonero, fischio dell'arbitro, è pronto Fratino, tre in barriera, va Fratino, schema, è liscio di Raimondi che ha avuto sul destro, sull'esterno del destro, la palla dell'1-1 ha colpito soltanto l'aria, e allora si chiude qui il primo tempo, avanti il Milan con il gol, ormai mi verrebbe da dire, del solito Ragnar, 1-0. Ragnar, non la senti anche tu? Lo senti anche tu questo odore di... cos'è? MVP per caso? Non lo so. Io, come dissi l'anno scorso, devo sperare di vincere la partita, stiamo gestendo, è importante, il mio obiettivo è, ripeto, più che di segnare, di far rimanere la porta inviolata. Già 4 gol per me in questo torneo sono troppi, devo cercare di rimanere, che non è facile, la partita è difficile, bisogna rimanere concentrati e non sbagliare, se non sbagliamo è fatto.
comincia il secondo tempo. Gli ultimi 15 minuti dal kick-off. Ci ha provato Off Samuel. Si ricomincia dall'1-0 per il Milan. Non c'è voglia sicuramente di accontentarsi, anche perché questo sport ci ha insegnato che può accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Finale ancora apertissima, con il Milan sempre avanti, con il gol del suo portiere. Zoccolo duro, lo rincorre Gil Bernana, prova a fare qualcosa, ma c'è Bucci che la infila alle spalle di Dile. 2-0 del Milan. L'insospettabile Alessio Bucci, dopo la rottura del crociato l'anno scorso in finale, si prende anche una mega rivincita personale. Premio non meritato, di più per un ragazzo che ha saputo attendere questo momento. 2-0 del Milan. Non rischiamo adesso, raga. Fate Samuel. Calmi. Si sbraccia Zoccolo duro. Samuel lo vuole accontentare. Fa da lui. Ancora con l'esterno, regalo per Gil Bernana, numero di Gil Bernana che è partito con tunnel. Poi Zoccolo duro. Zoccolo duro. In scivolata. Non si fa oltrepassare. Rimedia al personale errore. Fratino. Uno contro due. Gil Bernana è solo, marcato forse solo da Ragnar. Eccolo, Gil Bernana con spalla alla porta. Tirati su! Anche da terra. Tirati su! Riesce a limitarlo, risulta come se avesse fatto un altro gol. Risulta come se avesse segnato ancora. Brogna. Passa di prepotenza. Fino a un certo punto perché Dani poi su, Gentile. Dani! E l'Inter si chiusa. Dani su! Fratino. Si è mosso Gnabry. Destro sinistro, destro ancora, Gnabry fino in fondo, Ragnar, c'è sempre, batte di corsa l'Inter, Fratino, finta ripetuta di Suola, poi Gnabry, Gnabry a incrociare Zoccolo duro, insuperabile, Dile, in verticale, compatto, compattissimo il Milan, non fa passare nulla, nulla, fallo su Samuel. Poi occhio a qualche momento di tensione, Zoccolo duro, Gil Bernana, ho visto un giallo partire, credo, per Zoccolo duro. Fatemi capire qualcosa. Non blocco niente. Non blocco niente. È troppo! È troppo! Non posso giocare in campo! Troppo! Sono l'Inter. Lo stesso punteggio dell'anno scorso fin qui, nella stessa finale. L'anno scorso due marcatori diversi. Quest'anno Ragnar e Bucci. Un portiere e un difensore. Samuel, Lazza, Samuel, Samuel! Ha avuto il colpo del KO, l'ha sprecato. Allora ancora viva la possibilità dell'Inter. Zoccolo duro con altri piani. Destro sinistro. Zoccolo duro fino in fondo. Zoccolo duro dentro per Lazza. Come l'anno scorso. Come l'anno scorso. Gol di Lazza. 3-0 del Milan. Sta già partendo la festa rossonera. Devi contargli gli assist. Facciamo calcio. La giocata difensivamente notevole di Zoccolo duro, ma non soltanto, perché poi ha fatto un destro sinistro grandioso e ha visto nell'area tutto solo Henry Lazza, che esattamente come un anno fa un gol pesante, un gol decisivo da giocatore decisivo. 3-0 per il Milan. Samuel raffredda, bollenti spiriti, prova ad infuocarli invece Gil Bernana. Ragnar sbaglia, interviene Matoshi, Fratino, e Matoshi ha avuto la palla per riaprire la partita. Fratino, specie di elastico, Raimondi dentro, Matoshi, confusione, Gil Bernana non controlla, ripulisce, mette ordine, che giocata di Henry Lazza, gliela sfila, Fratino, non può passare, però su Nelson, vuole accendere il motorino, gambetto su Fratino, fa pure rima, calcio di punizione, e Matoshi, contro Off Samuel, Raimondi, Fratino, cercato morbido,
Suggerimento su Ematoci, Gil Bernan, anche prima del compagno di squadra Ragnar. Un gatto. Zoccolo duro, controllo, spara Zoccolo duro. Sulla pubblicità. Dile. Zoccolo duro già rientrato. Ma quanto è forte! Ma quanto è forte Zoccolo duro! Lazza, Zoccolo duro! Non ci arriva. Occasione poker sciupata dal Milan. Pochi secondi alla fine. Non ho più voce. Già partito un low del pubblico. Samuel invece parte verso la porta. Un destro forte ma non preciso. Ultimi secondi. Ha già il fischietto in bocca Marciniak. Non collina. Fratino verso la porta con orgoglio in questo finale l'Inter. Ecco il fischio finale per il secondo anno di fila. I campioni della Summer Cup sono quelli con la maglia rossonera. Il Milan anche quest'anno vince il derby contro l'Inter, stavolta con un netto, nettissimo 3-0 ha vinto il Milan. Voglio ringraziare di cuore il centro sportivo Boreale, il presidente Leonardo Casavecchia, Edoardo Bove per l'invito. Tutto è partito questo inverno, in questa stagione, e quindi chiedo un grandissimo applauso perché abbiamo cambiato casa per i nostri eventi romani ed è stato speciale farli qui. Grazie di cuore a tutti. Iniziamo dal miglior portiere, il portiere della Roma, Pechini è il miglior portiere della Summer Cup 2024. Volevo ringraziare in primis i miei compagni e niente, sono molto contento davvero, anche che quest'anno c'erano molti portieri molto forti e... Ma tu hai fatto tipo 40 parate, quindi è una certa, no? In realtà mi ero messo d'accordo con i miei compagni, ho detto lasciamoli tirare, quindi, tirare. Sì, sì. Ovviamente menzione speciale per Ragnar, tra i migliori portieri anche quest'anno decisivo. 0 gol subiti tra semifinale e finale, esattamente come l'anno scorso. Momento del capocannoniere, Jay Pata! Miglior marcatore della Summer Cup 2024. Ne ha fatti tipo in due partite. L'asterisco va Sergio Cruz, ne ha fatti 9 di gol, però con due partite in più, con quelle preliminari. Mi ha fatto divertire Sergio Cruz, ci siamo divertiti. Io e Cruz ci siamo divertiti. Ultimo premio individuale, l'MVP del torneo. Questa è la 10 nerazzurra, Andrea Fratino, MVP. E Andre, cos'hai da dire per questo premio? Sono felice, ringrazio soprattutto i miei compagni perché merito loro, alla fine noi siamo venuti qui, ci siamo divertiti, voglio fare anche i complimenti al Milan che sono stati superiori e niente, grazie a tutti. È il momento delle squadre, si comincia dal gradino più basso del podio, la Roma arriva terza. Secondo posto in classifica, arrivata in finale sempre contro la stessa squadra, ma anche quest'anno ha perso. Comunque onore all'Inter, seconda in classifica. È arrivato il momento dei vincitori, hanno vinto anche quest'anno loro, vestono la maglia rossonera, hanno battuto anche quest'anno nel derby. L'Inter, i nemici, quest'anno hanno vinto 3-0, una finale dominata. Riscopriamo insieme i protagonisti. Ragnar, il portiere goleador. Henry Lazza, Off Samuel, i suoi colpi anche quest'anno hanno fatto la differenza. L'esperienza di Brogna e di Zoccolo Duro. Il centravanti e il difensore. Il rientro dopo un anno dall'infortunio al ginocchio, rientro con gol in finale, la stessa partita sfortunata, Alessio Bucci e poi Nelson con le sue sgroppate. E il mister, ovviamente a lui tutti gli onori di aver messo in piedi e in campo la squadra fantastica. Steve, il secondo anno di fila il Milan è campione della Summer Cup anche quest'anno, la vittoria nel derby.
mio cazzo! Fateli! L'anno scorso avevo chiesto un goccio, ma si erano finiti tutto. Quindi quest'anno io ho rubato la bottiglia e un goccio me lo bevo lo stesso. Poi vi saluto a modo mio. L'anno scorso vi ringraziavo perché uno per uno mi avevate ricordato la magia di tutto questo. E la frase era: guarda cosa hai creato. Simone Crispo me l'ha ribadita anche quest'anno. Ma io vi torno a ripetere che siamo stati tutti insieme a creare tutto questo. Che non siamo i più ricchi, non siamo i più organizzati e non vogliamo esserlo, perché siamo quelli che, a mio modo di vedere, vivono con le emozioni al 100% ogni evento. E lo facciamo perché rappresentiamo le nostre squadre, le squadre del cuore. Alla fine sì, è un video su YouTube, però quando c'è questo meraviglioso sport in mezzo, quando c'è l'amicizia, quando c'è la maglia da rappresentare, cambia tutto. E tutti quelli che fanno parte della YouTuber Summer Cup e della YouTuber League il cuore ce lo mettono, si emozionano dentro e fuori dal campo. Quindi ve l'ho detto l'anno scorso e ve lo ripeto adesso: abbiamo vinto noi! Ci vediamo con la YouTuber League!